come l'hai vissuta? Guarda, io la quarantena, appunto, dicevo, l'ho vissuta non in un modo normale, però quasi, perché essendo uscita da amici e poi entrata in casa, non ho avuto tutto questo grande, cioè non c'è stato questo grande sbalzo, questa grande differenza. Magari senza le telecamere. Sì, esatto, l'unica differenza è che non c'erano più le telecamere in casa mia, ma ci sono gli occhi dei miei genitori che sono peggio, quindi diciamo che no, quindi questa differenza non l'ho sentita. Poi ovviamente esci da amici, vorresti incontrare un sacco di gente, vorresti fare concerti, vorresti fare in store, però essendo anche una cosa che io non ho mai fatto, non, a differenza di altri che comunque avevano già fatto qualcosina, Non hai non potuto potevo dire che sentire la mi mancanza. mancava così tanto. Adesso ovviamente sì, ne sento più il bisogno perché comunque sto facendo uscire i primi pezzi, cioè ci stiamo un po' allargando, e quindi sì, però appena uscita appunto io non ho avuto questo grandissimo trauma. Beh, diciamo che hai avuto anche la fortuna di esibirti al serale con il pubblico. Sì, che è stata non so se l'unica puntata con il pubblico o una delle uniche. Forse uno o due, forse. Quindi Sì, è come ti stata una sei fortuna, ma sentita? sfortuna perché al contempo io non sentivo, cioè, nulla proprio. Perché comunque sia tre volte il pubblico che c'è durante il pomeridiano. Poi fai un po' l'agitazione, fai un po' tutto, io non sentivo niente e quindi è stata la mia rovina. Però E quindi, appunto, com'è vedersi tutto quel pubblico davanti? Cioè, Devastante, io guarda. ho un pugno allo stomaco proprio, mi si è Guardavi il fermato. pubblico, non c'eravi su un punto fisso. Sì, no, mi si è fermato il respiro, è stato veramente, cioè, ti sembra grosso alle prove, ti sembra uno spazio grande, quando lo vedi pieno di persone è indescrivibile. Una botta. Sì. Invece l'emozione di cantare con G-Ax? Eh beh, ma oltre che cantare con lui, proprio di vederlo, perché cioè, essere così vicino ad una persona che hai sentito sempre in radio, hai visto sempre in TV o hai visto solamente tramite uno schermo, è tanta roba anche lì. È stato emozionante, è stato un sacco bello, io ero gasatissima, quindi sì, è stato figo. Era tra gli artisti che hai sempre ascoltato, o hai ascoltato altro genere di musica? Guarda, non è uno degli artisti che io ascolto maggiormente, però sì, posso dirti che io l'ho sempre ascoltato. Cioè, non è che comunque non lo ascolto e non mi piace. Non lo ascolto, però mi piace perché ho altre reference, insomma, per ascolti di musicali, ecco. Però non è uno di quegli ascolti che non fai perché non ti piace. Quindi sì, lui l'ho sempre ascoltato in realtà. Ho sempre seguito anche le cose che ha fatto, concerti, cose varie, sia con Fedez che non, insomma, un po' tutto. Poi ovviamente lui c'è da molto prima che io, cioè tutta la parte J-Ax inizi, quella purtroppo non sono riuscita A a viverla, insomma. viverla, però insomma sì, l'ho seguita abbastanza sempre. Qual è stato l'artista che ti ha fatto avvicinare alla musica? Allora, l'artista che mi ha fatto avvicinare alla musica, cioè io in realtà ho avuto un approccio con la musica un po' particolare. Ho iniziato suonando e poi non c'è mai stato un artista di riferimento per il quale io ho fatto il ragionamento, beh, lui è così, lui canta questo e anch'io voglio farlo, no? Più che altro dovevo buttare fuori un'emozione brutta che stavo vivendo e ho deciso di cantarla. È stato proprio così, una roba un po' più naturale. Però cioè, ci sono comunque degli artisti a cui mi ispiro, che comunque ascolto tantissimo, che possono essere Elisa, che ne so, ho ascoltato tantissimo Giorgia, nel campo della musica Quindi italiana. il Made in Italy. Sì, poi in realtà ascolto tantissima musica straniera. Però tanta, 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 da Adele, Beyoncé, Jessie J, James Blunt, cioè qualsiasi.
Non ci facciamo mancare niente. Sì, non mi metto dei paletti, in realtà ascolto davvero di tutto. Però sì, per la musica italiana E quindi arriviamo a quest'ultimo singolo, primo singolo, il singolo d'esordio, Luce accesa. Quindi hai voluto sfogare un'emozione, dicevi. Di che cosa parla? questo singolo, il mio primo singolo, parla di, speriamo non l'ultimo, parla di appunto questa relazione che è finita, è una mia relazione, parlo di me stessa, per la quale io ho dato tanto, forse il massimo, e nonostante non sia andata bene, io faccio questa promessa, ovvero se tu avrai bisogno di me, se avrai dei momenti di sconforto, io avrò sempre una luce accesa. Quindi nasce così questo brano. Poi, insomma, le emozioni che provo nel cantarlo sono cambiate nel tempo, no? Ma più che nel tempo, anche in base a come mi sento. Cioè, può essere che oggi io la canti con risentimento, con malinconia, domani la canti con allegria, ricordando solo i bei momenti. Cioè, molto a mood, a umore, come mi sento. Perché comunque sì, è una cosa fresca in realtà, una ferita ancora aperta. Quindi, Perciò ma questa canzone ti ha aiutato un po' a superarlo? Perché diciamo dimenticare è difficile, però magari a allora, superare quell'ostacolo. mi ha aiutato a superare momentaneamente, cioè mi ha aiutato più che a superare a gestirla in un modo che non fosse distruttivo, ma che fosse una cosa contenuta. Quindi mi ha aiutato appunto a gestire questo momento, quel momento. Però, cioè, dimenticare è impossibile, non si può proprio Infatti, fare. Quindi no, in realtà no. quindi la capacità di creare un che consiglio daresti a una persona che sta provando questo dolore, affrontarlo, come superarlo? Ma guarda, io penso sempre, cioè la prima cosa secondo me che non ho dei grandissimi consigli, perché io quando succedono queste cose mi logoro nel mio dolore. Quindi secondo me è di non forzarsi nel farselo passare, ecco, perché secondo me tanto o prima o poi se lasci una cosa così aperta, bla bla bla, senza guardarla più, dopo un po' risalta fuori. Quindi puoi far finta di non vedere le cose quanto vuoi, ma o tra un anno, o tra un mese, o tra 3 giorni salterà fuori. Quindi questo è il consiglio, secondo me, che posso dare, di sfogare proprio tutto fin quando non ne hai più. Infatti questo brano comunque avvicina molto tantissime ragazzi o ragazze, tanto da appunto arrivare al primo posto su iTunes. Sì, perché comunque sia una storia che può parlare un po' di tutti, può parlare di me, può parlare di te, può parlare di qualsiasi persona che abbia provato un sentimento simile o comunque un sentimento così forte, che può anche essere non amore, ma qualsiasi altra cosa, bene, cioè qualsiasi. E quindi sì, accomuna un sacco di persone. Io sono contenta che appunto innanzitutto sia piaciuto, innanzitutto le persone siano riuscite a ritrovarsi, e poi anche dei risultati, comunque di essere arrivati primi su iTunes, di entrare nella prima playlist di Spotify, Di comunque sia, è per un artista fare. emergente come me, è un grande risultato. Anche Quindi, perché l'esperienza da amici ti ha aperto sicuramente un nuovo mondo. eh beh sì, Amici ti dà tanta visibilità, comunque fai conto che per quasi un anno sei in televisione tutti i giorni, se arrivi bene o male quasi alla fine, quindi ti dà tanta visibilità. Poi a me, cioè sì, non è che po non posso dire l'avrei fatto solo come scuola, beh forse sì, però e non per il programma televisivo, perché comunque sia ti dà veramente tanta, tanta, tanta visibilità nel bene e nel male. Però a me è servita tantissimo a livello di scuola, perché comunque io non avevo le basi di nulla. E poi ovviamente stavo uscendo da un periodo un po' brutto, quindi questa botta di amici, che veramente per chi non,
per chi arriva dal nulla come me. Cioè, ti parlo proprio del nulla, neanche aver fatto già dei lavori discografici, nulla proprio, zero. È una botta di vita, proprio, una cosa allucinante. Quindi. Diciamo che io sono rimasto molto colpito piacevolmente del successo del brano, perché tratta comunque anche un tema molto importante, che è sempre attuale. Beh sì, comunque sia i sentimenti credo che siano sempre attuali, cioè quando ne parli, grazie al cielo almeno quelli non smetteremo mai di provarli, tranne qualcuno che sta un po'... vabbè, diciamo che non siamo tutti uguali. Però sì, secondo me io penso che raccontare di se stessi alla fine o di un sentimento che si è provato sulla propria pelle. Alla fine diciamo che è sempre una carta vincente, tra virgolette. Poi io non l'ho raccontato perché pensavo a streaming o cose. Anzi, quando io lo cantavo non ero neanche ad amici e non avevo manco mai pensato ad amici. Però raccontare la verità arriva, secondo me, prima o poi. Perché Hai avuto paura di giudizi? ma ce l'ho tuttora paura dei giudizi. Sì, quando ero là dentro poi ce n'erano tanti, che non erano solamente giudizi, mi piace la tua musica, non mi piace la tua musica, non erano critiche costruttive, era come ti pettini, come che facce fai, ma quanto sei brutta, ma quanto sei... Quindi capito che non... cioè per una persona come me che si trovava lì da sola, leggere tutte queste cose, poi ti ho letto le più tranquille perché ce ne sono state alcune che... terribili. Quindi adesso in realtà queste Vabbè. persone sono, sì, erano solo momentanee, poi quando finisce amici ognuno prende la sua strada, grazie al cielo, chi rosica passa alla prossima puntata di Amici e giudicherà qualcun altro, purtroppo, anzi. Quindi io mi sono ritrovata con la mia cerchia di persone, comunque sia, vabbè, chi mi insulta ce l'ho sempre, però bene o male ho stretto contatto solo con le persone che mi seguono. Quindi adesso molto meglio. È difficile, è difficile. Comunque, l'amore tra una ragazza e un'altra ragazza. Soprattutto, Intendi se è difficile parlarne, se è difficile esporsi? soprattutto nel mondo attuale, dove purtroppo, come dicevamo, ci sono sì persone intelligenti, ma ci sono altre un po' ignoranti. Ma intendi se è difficile esporsi? Beh, guarda, per me, cioè non ci ho pensato proprio in realtà, sono state poi le persone che sono andate ad analizzare il lei che c'era, insomma, alla fine delle parole, degli aggettivi e non il lui. Però io non ci ho proprio pensato, sono sincera, e non me ne frega niente nemmeno del parere delle persone su questo, ecco. Sulla mia persona mi ha fatto più male, ma su questa parte di me non mi tocca proprio, sono sincera. E mi Perfetto. dispiace perché molta gente purtroppo arriva a compiere gesti estremi, arriva ad essere sbattuto fuori di casa, arriva a non poter più condurre una vita normale per il giudizio delle persone. Quindi il fatto che io me ne freghi, in proprio tutto il senso della parola che me ne frego a, non significa che non bisogna parlarne, anzi sono la prima che ne parla. Perché se questa cosa non verrà vista come la normalità, e purtroppo credo che non verrà mai vista come la normalità, vedendo come stanno andando le cose proprio in questo periodo che è il mese del Pride, comunque, sai, l'argomento esce vivo. Appunto, se io me ne Forse frego... proprio perché viene sempre vista come una cosa, secondo me, non tanto, però molti non la vedono, non riescono a vederla in una maniera naturale, perché Sì. appunto, come soprattutto arriva questo mese, la vedono come una cosa, invece dovrebbe risultare naturale. Come facciamo a farlo capire a molti? Guarda, sarebbe purtroppo chi nasce tondo non muore quadrato, si dice. Quindi io penso che cioè non lo so se è una battaglia persa, perché sarebbe cioè, dire che è una battaglia persa sto praticamente bestemmiando, perché è come se dicessi che tutti i Pride non sono mai serviti. No, Però cambiare, cioè, no, 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 vabbè.
Io quello che penso è che bisogna cercare di star bene con se stessi e non di cambiare la testa agli altri, capito? Tu vuoi pensarla così, va bene, io continuo a star bene con me stesso e non farsi influenzare, non autoconvincersi di essere la parte lesa, capito, di tutta la storia. Quindi bisogna proprio, secondo me, vivere, come faccio io, vivere bene con se stessi e non vivere in funzione di ok, voglio cambiare il tuo pensiero, perché purtroppo non lo cambi. Purtroppo non è solo quello il problema, come ci sono altri problemi a trattamento delle donne, Sì, razzismo, poi purtroppo questo ci sono. periodo ne stanno saltando, cioè non è che ne stanno saltando fuori perché ce ne sono sempre state, ma c'è Sempre stata quella stato. di George Floyd che è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, e direi anche finalmente. Cioè, non per George Speriamo bene, Floyd, dai. perché il vaso si è No, bloccato e figurati. si sta attuando qualcosa di veramente grande. Comunque in America sta succedendo il panico, quindi speriamo serva Dai, qualcosa, sì. ecco. Speriamo in un futuro migliore, dai. Guarda, sì, è sempre più difficile, però secondo me. Non lo so, uno ci Dai, si la perde. speranza è l'unica cosa che ci rimane, Sì, quindi. quindi sì, ma lo spero per me, lo spero per i miei figli, se mai ne avrò, lo spero per. Quindi dai, speriamo che quello che stiamo facendo sia vano, ecco. Quindi torniamo a sorridere. Dai, sì, ce la faremo, come si suol dire. Progetti futuri. Allora, progetti futuri. Io prima del 2021 vorrei far uscire un album. Quindi questo è un progetto futuro. Poi mi piacerebbe incontrare tutte le persone che non ho incontrato in questo periodo di lockdown. Mi piacerebbe cantare, far concerti, quindi insomma tutte le cose che un cantante uscito da Amici vorrebbe fare. Diciamo Hai che. qualcosa in programma o stai programmando? Allora, sto programmando qualcosa, ovviamente con tutte le cautele, le precauzioni del caso, che comunque questo lockdown impone. Ci ha imposto, visto che comunque adesso si sta, speriamo, un pochettino, sta un po' migliorando la cosa, ecco. Però non ho, cioè, se dovessi dire qualcosa di già programmato che posso annunciare, non ancora, perché qui è sempre, siamo sempre un po' sulle sabbie mobili, non sai mai Sì. se vai giù, quindi per ora aspettiamo, non diciamo nulla, Aspettiamo. aspettiamo la Anche vita e bom. perché oltre agli in-store ti aspettiamo live. Beh, sì, quella sarà la cosa più bella. Io non vedo l'ora di cantare dal vivo, di far concerti, di cantare con le persone che mi hanno seguito. Quella è veramente la cosa più bella, secondo me. Assieme comunque agli store, agli incontri. Quindi sì, non vedo Possiamo l'ora. dire che ci saranno, dai. Sì, sicuramente ci saranno, perché spero che prima o poi, cioè, possa tornare in forma il tutto. Però non so ancora purtroppo dirvi bene quando, ecco. Oh, per concludere, mi piace fare questa domanda un po' divertente. Hai un aneddoto anche di amici o di un'esperienza artistica che ti piace raccontare? Ora, un aneddoto divertente che non c'entra nulla in campo musicale è stato quando una sera, alle 2 di notte, in hotel, quindi nei corridoi dell'hotel, quindi spero che nessuno dello C Hotel guardi questo video, nessun responsabile, dirigente. Io, Gaia e Stefano e Talisa, cioè in realtà io e Gaia, poi dopo insomma abbiamo contagiato un po' anche gli altri due, abbiamo avuto la brillante idea di farci gavettoni con le bottiglie dell'acqua da 1,5 litro. E credo che sia stata la cosa più liberatoria e divertente che io abbia fatto l'idea. Cioè, mi sono veramente. È stato molto liberatorio. Non è stato liberatorio dover pulire dopo, perché insomma era tutto allagato dalle porte, ai corridoi. Quindi abbiamo pulito tutto. Quello non è Stile stato. gita scolastica. Sì. Proprio, sai, back to 14 anni proprio. Meno, anzi, 10. E quindi è stato, sì, questa cosa la ricorderò per sempre, perché proprio così, con la bottiglia d'acqua, cioè che poteva essere questa, proprio girata in testa, che dici lo fai in giardino, lo fai al sole, no, alle 2 di notte nei corridoi dell'hotel. Beh, si pario. Sta, liberatorio, Sì, liberatorio, ci è sta. stato proprio un momento sfogo lì, ci siamo divertiti. È buono.
Dai, dai, bellissimo. Quindi ricordiamo il nuovo brano Luce Accesa. E per chi ancora non l'ha ascoltato, cosa si deve aspettare? Guarda, si deve aspettare tutto e niente, in realtà. Io spero sempre che il mio augurio, cioè la mia speranza è sempre che piaccia il brano. Poi si deve aspettare un racconto di una storia triste, ecco, che però ha qualcosa di, ha un punto positivo da parte Sì, mia. è vero, vero, Quindi aspettatevi vero. questo, aspettatevi di ritrovarvi perché secondo me l'amore è universale, quindi bene o male vi ritroverete sicuro. Perché c'è sempre qualcuno per cui fai il sottone o la sottona, quindi è Non inutile che cerchi di nasconderti, non nasconderlo. nasconderti. Quindi io sarò pronto a scovare il tuo lato da sottone barra sottona. Aspetta di questo. Bravissima, bravissima. Grazie, Marti. Grazie a te, grazie mille, davvero. Grazie. È stato bellissimo, ci siamo divertiti, abbiamo incontrato anche te. Quindi ti ringrazio. Grazie a te, scusami ancora per il ritardo. No, Spero la prossima volta può di poterci capitare, può vedere dal capitare. vivo Sì, ti e essere aspetto, Bari. puntuale. Bari. A Quindi, Bari, dai, tanto verrò sì. a Bari, sicuro devo venire giù, quindi verrò. Ok, Verrò. la prendo come una promessa. Sì, promesso, promesso. Verrò, verrò giù. Grazie, Bene, Martina. grazie mille, grazie a te. Grazie, Ciao, buona giornata. grazie, ciao.